Grazie Presidente, intervengo brevemente semplicemente per dare il voto di astensione del gruppo Movimento 5 Stelle, non perché la mozione non sia giusta, insomma, l'iniziativa sia giusta o meno, ma perché, insomma, un po' come hanno rilevato un po' tutti i miei colleghi, io credo che a fronte del momento, mi viene a dire storico, però diciamo nel momento. Non so se possa definirsi storico solo per quello, ecco, nel senso, nel momento, in questo momento della consiliatura in cui, come molti consiglieri hanno sottolineato, si sta portando avanti un discorso politico generale, generico su quello che è il patrimonio indisponibile di Roma Capitale, ecco, io credo che sia opportuno che la discussione rimanga là anche per rispetto non solo di chi a questa mozione ci ha lavorato, ma anche, diciamo, alla cittadinanza per far comprendere anche quella che è l'intenzione di questa amministrazione, che poi verrà sintetizzata, insomma, all'interno della proposta stessa. Quindi intervengo, non entro neanche nel merito della mozione, se è giusto o non è giusto, è sbagliato e vi dicendo, ma intervengo per dare il voto di astensione su, diciamo, profili come dire, di metodologia. Ecco. Questo è quanto, grazie Presidente.